la rassegna teatrale, proprio perché faccio parte con altri insegnanti delle scuole superiori all'organizzazione di questa attività. È un progetto che va avanti da tempo, che ha una storia di volta in volta sempre più bella, sempre più ricca, sempre più coinvolgente, e soprattutto perché l'esperienza fatta nell'ambito della scuola non finisce qui, molte volte va oltre, e quindi per noi è una grande soddisfazione sapere che il nostro lavoro e la nostra presenza nella scuola ha avuto questi risultati. Vi ringrazio ancora della presenza e battete forte le mani. Non posso parlare oltre perché vedete la mia voce me lo impedisce, e questo vi gratifica. Buonasera a tutti. Buonasera, mi presento, sono l'assessore provinciale Barbadoro. Volevo innanzitutto complimentarmi con i docenti, con tutta l'organizzazione, perché insomma queste sono serate importanti e dove i ragazzi diventano protagonisti, no? E quindi c'è anche un senso di, diciamo così, di voglia di fare, di essere protagonisti in queste serate. Un impegno da parte loro è importante, come credo anche da parte dei docenti, che lo diceva prima già la professoressa, quindi da anni si va avanti su questo tipo di impegno, un impegno importante che permette alle scuole sicuramente di attivare dei percorsi extrascolastici importanti, oltre al classico, diciamo, percorso educativo che è fondamentale, ma che permette comunque di attivare delle relazioni con gli insegnanti stessi, ma tra i ragazzi, quindi tra pari, tra soggetti anche delle diverse scuole, di diversi istituti. E un ringraziamento va anche alla dirigenza scolastica, al preside qui, perché credo che anche da parte loro c'è uno sforzo, perché in qualche modo sentivo anche altri dirigenti, qualche volta ci sono delle difficoltà nel percorso educativo, anche perché questo diventa uno delle... Ma io ritengo anche la provincia, questo lo diciamo, e anche le altre strutture, la Cassa di Risparmio, che sostengono questa iniziativa da diversi anni, lo riteniamo importante perché diventa un percorso fondamentale anche per l'ambito stesso della scuola. E quindi ringrazio tutti, e credo che da parte nostra, con i nostri funzionari, quindi con la struttura provinciale, cercheremo di continuare di sostenere quello che è un percorso importante come questo, e lascio la parola consegnando poi alla scuola e al preside una targa come prassi per un riconoscimento importante di questa rassegna teatrale. Grazie. Io ringrazio gli assessori presenti, in rappresentanza del comune e in rappresentanza della provincia. È la sesta edizione di questo festival che tutti gli anni vede protagonisti di studenti e docenti che li coordinano delle scuole della città e anche della provincia. Questa iniziativa ogni anno migliora e ogni anno direi che diventa sempre più impegnativa per chi si dedica a queste attività. Il valore formativo non diciamo che ormai è consolidato ed è un arricchimento per le istituzioni scolastiche che partecipano sempre tutti gli anni con grande entusiasmo. Quest'anno mi sento di aggiungere una cosa: ormai questo festival ha assunto una misura, un'importanza di un rilievo che quando è incominciato non si immaginava certo che arrivasse a questo punto, e credo che questi ragazzi del VOT, delle altre scuole, della città, della provincia, meritino anche un'attenzione come ci hanno anche sempre dimostrato le istituzioni locali, e direi che, vista l'occasione, mi permetto di farvi invito a chi ci amministra di fare ancora uno sforzo e cercare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma, con un tempo ragionevole, di dare a questi ragazzi della città, del VOT e delle altre scuole, uno spazio fisso dove potersi esercitare, incontrarsi e poter così allestire anche con una attrezzatura che non sia sempre un'attrezzatura o prestata o ricavata con sacrifici eccetera, ma soprattutto avere uno spazio a disposizione. Ormai, devo dire la verità, gli spazi delle scuole stanno cominciando a diventare angusti, ancorché il VOT abbia una struttura non certo limitata. E allora ecco che con questo auspicio io credo che gli assessori qui presenti e la municipalità, la provincia, che hanno sempre avuto attenzione per queste
iniziative, non mancheranno di averne anche in questo senso. Per questo auspicio auguro buon teatro a tutti. Scusate se abbiamo ancora due minuti, ma questa commedia, che vi garantiamo sarà divertente, sarà piena di sorprese, e i ragazzi hanno lavorato duro, inizia con un lato piuttosto triste, purtroppo, perché molti di voi forse non lo sanno, ma nel corso di quest'anno è mancato Silvano Baracco, che era un mio amico, siamo cresciuti assieme, e che è stato uno dei fondatori di questa attività teatrale, anche se non era un insegnante, ha sempre collaborato con noi. I ragazzi, loro stessi, hanno voluto ricordarlo e leggeranno quindi un ricordo, ed hanno dovuto dire questo prima di iniziare. Faccio anche una piccola pubblicità, per chi lo volesse conoscere, per quel grande scrittore che era, è uscita una sua poesia, si intitola Balloncieri, sulla rivista Nuova Alexandria. Chi avesse interesse a queste cose, le invito a comprarle e a procurarsele. Adesso lascio la parola alla mia collega, che dirà gli altri ringraziamenti d'uso, poi i ragazzi apriranno la commedia. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. E tra l'altro vedo molti visi di persone che ci hanno seguito ormai da 6 anni, quindi abbiamo anche noi i nostri fan. Volevo aggiungere al ricordo triste di cui parlava il professor Rossi il fatto che la nostra compagnia del carciofo, perché così si chiama la compagnia del Volta, fa riferimento proprio a un titolo di una commedia di Silvano Baracco. E il carciofo era un personaggio di una sua commedia che rappresentava un pochettino l'altro punto di vista nelle situazioni, l'altro modo di vedere le cose, no? Al di sotto delle banalità, per cui molte nostre commedie erano testi di Silvano Baracco e facevano riferimento proprio a questo. Vale a dire, sotto l'aspetto magari demenziale o grottesco, ci sono delle verità, e normalmente è un leitmotiv delle nostre commedie. Quest'anno invece, veniamo invece all'aspetto più gioioso di questa sera, rappresentiamo una commedia scritta dai ragazzi, Fabio Di Bitetto e Sebastian Passalacqua. Quindi è un testo, diciamo, più leggero, roba da manicomio, un giallo ambientato in un manicomio, per cui poi avete modo di vedere. Volevo ricordare che i musicisti sono nostri alunni e suonano dal vivo, anche se non siamo riusciti a posizionarli sul palco, per cui rimangono un po' decentrate rispetto allo spettacolo, e c'è stata una sostituzione perché c'è stato un malato, per cui al Diego Ratto, che figura sulla locandina, è subentrato invece di Lillo. Ecco, ho detto di nuovo. Grazie. Iniziamo con un momento serio. La commedia sarà un attimo rilassante, nel quale noi attori speriamo avrete modo di staccare la spina e ridere, o almeno sorridere, stando in compagnia. Ma il teatro non è solo comicità e divertimento, c'è anche il teatro drammatico, tragico, e da un palco si può, e talvolta si deve, soffermarsi in memoria di qualcuno di importante, come è stato Silvano Baracco per noi, la compagnia del carciofo. Forse per molti di voi spettatori questo è un nome nuovo, come perfino per molti di noi non ha un volto, ma un corpo fatto di parole, commedie e teatro. Lo spettacolo messo in piedi lo scorso anno dalla nostra compagnia, al quale hanno partecipato molti di noi, era tanto proprio da opera di Silvano, come lo erano spettacoli fatti in passato dalla compagnia. E seppur molti di noi non l'abbiano conosciuto, è sembrato giusto a tutto ricordarlo. Se non altro per il nostro professore, Edgardo Rossi, che con Silvano è cresciuto. Noi ci siamo sentiti vicini al professore e abbiamo voluto ringraziarlo per aver permesso la nascita di questa meravigliosa compagnia, non solo teatrale, ma anche come gruppo affiatato di amici che condivide emozioni e paure sul palcoscenico e non solo. Il nostro ringraziamento quest'anno non è chiamarlo sul palco tra gli applausi richiesti dal pubblico, ma è un piccolo ricordo a questa sua grande amicizia. Così ci piace ricordare Silvano, scrittore, commediografo e poeta riservato, dotato di acuto spirito d'osservazione,
grande sensibilità e capacità critica. Nei suoi scritti sa cogliere diversi spaccati di umanità, oscillando dal drammatico al comico, usando spesso e con abilità sconcertante una velata ironia, con cui sa condire tutti i suoi racconti, sia che siano racconti sia che siano poesie. Campo di stelle, lo sai, mi sono fermato ieri notte sul ciglio della strada. Volevo cogliere un fiore di campo da regalarti oggi, ma poi c'erano troppe stelle in cielo. Mi ha rapito l'incanto e mi sono scordato del tuo fiore. Così sono venuto col vuoto nelle mani e in fondo agli occhi un milione di stelle. Con queste parole vogliamo augurarvi una buona visione dello spettacolo. Grazie. Non so a voi, ma a me non capita tutti i giorni.
hanno detto loro! Loro! Loro? Chi? Loro? Io! Santo cielo! Sto parlando con un matto! Ciao! Come se potesse capirmi poi, no? Sono anni, dico anni, che vivi in stato dissociativo. Se anche avessi visto qualcosa, non me lo saprebbe dire. E se fosse stato lui? No, non può essere stato lui, no. Il dottore dice che non è in grado di compiere atti violenti, quindi non è stato lui. Questo che è quello fatale, se gli altri non lo so, quasi una merda. Bene,
sia sul cadavere che anche nelle immediate vicinanze. Bene, bene. Altro? Sì, questo fazzoletto usato. No, no, va bene così, grazie. Segnate tutto, poi staccate quel poveretto. Intanto provo a parlare con il vice direttore e gli infermieri di questo manicomio. Prego, 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 manicomio, adesso parola a bambera, sentiamo, vero? Questa è una casa di cura di eccellente livello. Noi ci onoriamo di essere, no, essere dottori dei nostri pazienti, tanto che possiamo dire di essere loro amici, loro amici. Cosa sta dicendo? Risponda a quello che le chiedo. Vabbè. Chi è il tipo a peso? Prego. Tipo, adesso, tipo, generalizziamo. Adesso. Altri, non è meglio. Non era. È pure un direttore di questo mondo. Un grande uomo. Non ha detto come ne fatto la volta loro. Sì, va bene, la predica la lascia al prete, per favore. Ma guarda, adesso mi dovevo sporcare tutta. Che schifo. Ma che cavolo è? Ma cos'è tutto sto casino? Stiamo svolgendo un'indagine, per favore! Mi scusi, ma sono Mattia, ti vengo a spostare un po' del cadavere. Commissario, guardi, i fili sono sporchi di blu. E dall'odore sono proprio vernici, capitano. Fate un po' vedere. Fa sentire. Sì, sì. Vabbè, strano, molto strano. Vabbè, segnate tutto, poi mi fate avere tutto quanto. Ok, tanto sì. Portate via questo poveretto. Tornando a noi, lei diceva che il tipo appeso è il direttore di questa gabbia di matti. Le ho già detto, di questa casa di cura di eccellente livello. Questa non è... capito, però. Ho capito. Questa qua è una casa di cura per persone con lievi disturbi dovuti a disfunzioni occasionali. Finito se non un luogo di riposo. Riposo. Ora le chiedo un favore, risponda alle mie domande. Va bene. Mi dica cosa è successo. Niente, che è successo? No. Chiesto. Le faccia ricordare. Fu chiamato dal presidente infermiere. E mi disse che era molto il povero direttore, poverino. Io all'inizio non ci volevo credere, però ho dovuto ricredere. Era lì, peso come... Ah, lasciamo stare, va. Nella stanza c'era anche Antonio. Sì. Aspetti, che succede? Che non lo fa, Nella stanza c'era pure Antonio, ma vede... Se avete sospetti su di lui, questi sono malposti, proprio quelli da ogni luogo. Può muovere le braccia, però non posso levare peso, quindi non può impiccare un uomo così. Non può, non può. Ora, chi le dice che io voglio incolpare proprio quel matto lì? Chi me lo dici? Perché conosco la superficie. Sì. Andiamo bene. Vabbè, vi conosco, voi detto a Bugosi, che vi fate vorrei delle risposte più facili, giù tutto per quattro, sì. La terra è rotonda, sì. Dopo Gigio ha le orecchie grosse. Sì. Antonio, va bene così? Perfettamente.
se legava niente.